amici, benvenuti alla nuova puntata di Vegan Ok Cooking. Oggi vi presenterò un bellissimo, altissimo, bravissimo e brizzolatissimo chef che voi tutti già conoscete. Quindi vado subito a presentarvi Cristiano Conolo. Cristiano. Voilà. Ecco. Sono molto onorato della tua presenza. Buongiorno a tutti, anche a chi sta dietro la colonna. Sì, perché vi ricordo, amici a casa, noi quest'anno presentiamo Dalsana, facciamo il Vegan Fest 2018 e continuiamo le riprese e facciamo tutte le riprese da qui. Quindi sentite i rumori sottofondo, non vi preoccupate. Quindi Cristiano, io devo continuare a guardare la telecamera? Se proprio vuoi, okay. Ma puoi interagire col pubblico. Posso anche interagire col pubblico. Ma puoi guardare anche i miei bellissimi occhi. Senza Beh, adesso che sei truccato direi che... tanta roba. Cosa ci prepari? Allora, preparo un piatto molto veloce. Sì. E, che ho chiamato la Riveri. La Riveri? Riveri ha tanti significati, quello che mi è piaciuto di più è quello che gli attribuisce la definizione di fantasticheria, no? Capito. Perciò è come se fosse un sogno ad occhi aperti. Poi ha tanti altri. A te appartiene di più sia per questa ricetta che come significato, la prima immagine che ti compare nel tuo linguaggio è quella di fantasticheria. Esatto, quello che mi piacerebbe fare è quello che cerco di fare abitualmente, è di creare dei piatti che possono stupire, ma che possono ovviamente piacere al palato, ma che poi possono magari, non so, sui quali la gente possa fantasticare, no? Magari, capito. Cioè magari con l'assaggio di un piatto, di un boccone di mio piatto, gli vengono in mente cose strane. Livello di difficoltà? Zero, direi. Addirittura? Veramente, così? Veramente semplice. I primi ingredienti sono castagne, ovviamente se si hanno, quando è stagione, le castagne fresche è ottimo, ok? E poi latte di avena. Latte di avena ovviamente, o bevanda di avena ovviamente al naturale, senza zuccheri aggiunti. Perfetto. Mettiamo tutto sul fuoco. Sì. Me lo accendi tu per favore. Ma ci mancherebbe. Grazie. A che intensità? Ma dobbiamo portarlo a bollore. Ma tutti con questo bollore ce l'hanno ultimamente? Eh sì, perché non l'ho mai conosciuto, è una nuova però... sensazione. Va bene, è una nuova sensazione. Portiamo a bollore per il semplice motivo che voglio ammorbidire leggermente le castagne. Sì. E nel frattempo voglio insaporire anche un po' la bevanda, il latte, no? Benissimo. Aggiungo anche un pizzico di sale. Molto bene. Ok. Certo. Perché aggiungo il sale? Perché mi esalta la nota zuccherina certo. delle castagne, anche se non sono troppo dolci queste, e poi dopo diventerà una crema. Ok. Molto bene. Prendiamo gli altri ingredienti. Il primo ingrediente è una pasta di nocciole. Che uno quando dice nocciole chissà cosa pensa e inizia a pensare alle ricette dolci. Sì, questa non è una ricetta dolce. Caffè. Il caffè, allora, adesso è freddo purtroppo, però sarebbe meglio averlo caldo perché andrà mescolato con la pasta di nocciole e lo zucchero. Sì. Ok. Per creare una sorta di crema. Ok. Ho capito. Un cucchiaino di zucchero. Ok. Sì. Perché mi deve addolcire il caffè certo. E la pasta di nocciola. Nocciola. Pasta di nocciola al naturale, ovviamente, non quella pasta di nocciola con dentro il cacao. No, 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 eccetera. Pasta di nocciola pura. Ok, metto insieme gli ingredienti e li mescolo. Il composto che ne uscirà, ovviamente, avrà una densità che dipende da quanta crema di nocciole certo. E quanto caffè e quanto caldo è il caffè, ovviamente. Certo. Ok. Le dosi che io consiglio per un piatto per 4 persone è di, qua tanto sta bollendo, possiamo spegnere? Pronti. È di circa 20 grammi di pasta. Va bene anche la pasta di mandorle se non avete quella di nocciole. Quindi okay. 20 grammi per 4 persone. Per 4 persone, una tazzina di caffè più o sì. meno, ok? E un cucchiaino di zucchero. Molto zucchero bene. Rigorosamente non raffinato. Ma ormai queste cose non le dico più, no? Ragazzi, c'è ormai, diciamo, abbiamo questo privilegio nel mondo vegan che tante cose le diamo per scontato. Tipo io quando parlo di latte mi viene normale non dire più che è un latte vegetale. È anche vero, se non dovrei dire più latte. Però usiamo adesso questo termine troppo. Di bevanda. Però io do proprio per scontato tante cose. È vero, lo dico sinceramente. Adesso sto aggiungendo un po' del latte perché voglio renderlo più cremoso. La pasta di nocciole che abbiamo preso qua, ha assorbito il caffè, non si è sciolta
bene come doveva sciogliersi, ok? Ma questo è il bello della diretta. Sì. Perché noi adesso poi ci raddoppiamo e diremo è venuta proprio come volevo io. Esatto, era proprio così, volevo proprio così. Queste aspettiamo che si raffreddino un attimo e nel frattempo mettiamo nella padella un filo di olio extravergine di oliva, lo scaldiamo, sì, ok? Andiamo subito. Io utilizzo solitamente, come ti avevo richiesto prima di venire all'evento, un wok, perché il wok mi permette di saltare meglio gli ingredienti. Agli amici a casa. E soprattutto evita di sporcare tanto la cucina. Esatto, esatto. E gli amici a casa e le amiche a casa, che quando i vostri mariti vorranno fare una sorpresa con questo tipo di cucina, ringraziatevi perché, e ringraziateci soprattutto perché abbiamo scelto il wok. Esatto, assolutamente. Ma io ti lascio il posto a spadellare. Pensavo che lo facessi tu. Volevi, okay. Di la verità. Ok, aggiungo un cucchiaino di senape. Ok, la senape è quella che preferite, se la volete più piccante, meno piccante. Ok, quando l'olio è un po' caldo, aggiungo il seitan. Dobbiamo spiegare cos'è il seitan? Allora, io lo do sempre per scontato. Per gli amici a casa non è altro che un formato del glutine vero e proprio, quindi si ricava dalla farina che poi alla sua volta viene bollito all'interno di una pentola con l'acqua, che può essere arricchito di diversi tipi di aromi, quindi alghe o anche spezie. Io lo faccio in diversi modi, però sappiamo questo è al naturale. Questo è al naturale, quindi non vi sono state aggiunte nessun tipo di spezie. Io, questa è la cosa che a me piace più, io cerco di... è un po' come la cioccolata, diciamo, io non la dovrei mangiare sempre, però io tutti i giorni purtroppo... La mangi. Me lo mangio. Ecco, io solitamente quando faccio corsi, quando ho ricette con il seitan, consiglio di mangiarlo magari una volta ogni 10 giorni, insomma, sì, per non esagerare troppo. Tu lo mangi tutti i giorni, perciò sei fuori da ogni... No, cioè non è che io lo mangio tutti i giorni, purtroppo io lo ritrovo, vado alle fiere, gli eventi, lo devo fare. Alla fine dici, ma che fa? Cucina e non mangia? Ci avvelena. Esatto. Invece no. Lo devo mangiare, non è che ne mangio un chilo, però insomma... Sì, il seitan è un prodotto già cotto. Già cotto, quindi, ovviamente sì. Quindi quando lo compriamo, se non lo facciamo noi, lo compriamo, è già cotto, può essere già consumato. Assolutamente. Io solitamente lo spadello per dargli un po' più di sapore, in questo caso con un po' di olio, basta, a posto, ok, frulliamo. Grazie. Vedi? È perfetta, perfetta. Ma dici un po' di te, la tua è una cucina senza? 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 La tua è una cucina senza ego, perché io ho letto molto di te, cioè tu io... Tu avrei letto senza ego? Senza ego, sì, ho letto senza ego. Perché in realtà tu sei smosso da una grande passione. Questo è il tuo fermento naturale che io ti ha portato a essere quello che sei. Ovviamente non nasco cuoco. Lo sono diventato nel tempo, faccio questa cucina da circa 20 anni, ok? E da 7 poi io sono vegano, perché è stato il mio, è stato un processo, un cammino, un lungo percorso. E come dicevi te, la mia cucina è senza ego, perché in un mondo dove ormai gli chef sono considerati quasi divinità, delle superstar, no? Astronomiche, ecco, mi piacerebbe che insomma si ritornasse un po' indietro, si facesse qualche passo indietro. Sono lo d'accordo. Chef deve fare lo chef, o il cuoco deve fare il cuoco, e bisogna preparare dei piatti sì gustosi che possono piacere, bisogna cucinare secondo me pensando alla persona che, o alle persone che assaggeranno il piatto, no? Con un po' più di umiltà. Diciamo, cosa che diciamola, me, questa parola che viene un po'... Secondo me in questi anni dove l'abbiamo figura, un po' persa per strada, sono d'accordo. Per chi non lo sapesse, ovviamente io vi invito a vedere il sito di Cristiano Bonolo, che è cristianobonolo.it, mi trovate su tutti i social possibili e immaginabili. E mi pare 3 giorni fa, prima di venire qui, che aprisse il Sana, hai pubblicato la foto. Sì, giusto? Allora, sì, invitando tutti qua. E subito dopo mi hanno detto, Mario, ho fatto la foto. E la ricetta, poi dopo la pubblicherò nei prossimi giorni sul sito, così chi volesse replicarla può farlo. Benissimo. Okay? Allora, piatto,
quello di portata che preferite. Io ho scelto adesso un piatto fondo, potete anche cappello del prete. Esatto, potete scegliere anche un classico, una classica tavolozza, perché sì, magari se siete molto artisti vi va di dipingere una tavola, no? Come si suol dire. Metto alla base la crema che abbiamo fatto con le castagne. Sì. Ne mettete una certa quantità, non deve esserci la conca piena di crema, se no viene fuori un paciugo. Ok, poi dopo prendiamo il seitan che andiamo a posizionare all'interno del piatto. Che gesto! Un po' come vi viene, insomma, non ci deve essere, secondo me, sì, una regola, come vi piace. Giusto. Poi dopo vado a decorare con la crema di caffè e nocciole. Fantastico. Ok. Io solitamente non esagero, ok? Calcolate che questa dose è per 4 persone, quindi deve bastare per 4 piatti, no? Ok? Io preferisco magari mettere delle gocce, ok? E magari qualcosa sul seitan, perché sembrerà strano, ma caffè e nocciole sul seitan alla senape va. È l'accostamento che dici? Non sta male. Poi, a parte, io mi sono preparato delle nocciole, ok? Sì. Abbiamo una crema di nocciole, quindi mettiamo anche delle nocciole. E diamo questa nota. A decorazione, diamo croccantezza. Croccante. Perché il seitan non è croccante, è un po' gommoso. Sì. Magari può non piacere. Se gli diamo una nota croccante, gli dà un valore aggiunto, ok? Anche qua non servono quintalate di nocciole, eh? Ovviamente. Devono essere un cucchiaino per piatto, ok? E poi polvere di caffè, ok? Polvere di caffè hanno una nota, hanno, come si dice, senso in questo piatto soltanto a livello decorativo, ok? Ah, ok. Al piatto, ok? Al piatto. È come un'indicazione visiva, diciamo. Esatto. Fiore edibile ormai nella cucina moderna c'è sempre. Ormai, okay? Sì. E io chi sono per non metterlo, no? E poi, visto che comunque bisogna aggiungere anche un po' di colore, qua abbiamo delle fantastiche piantine, che io, con le quali ovviamente io viaggio, ok? Ah, tu quindi tu? Io viaggio sempre con questo acceso. Sì, okay? E ti dicono, ma scusi, dietro. Questa è la sua macchina del tempo, oppure esatto, dici, e mi dicono, mi chiedono sempre cos'è, sono le mie erbette personali che io mi porto in giro. E fantastico. Basilico, quindi andiamo a finire il piatto. Sì, allora qua abbiamo messo basilico, attenzione, serve una nota verde, ok? Avevamo del basilico, ho usato il basilico, ma va benissimo. Anche dei germogli di qualsiasi altra pianta a foglia verde, ok? Serve colore nel piatto, lo possiamo dare con altri fiori edibili di altri colori, ma possiamo sbizzarrirci. Il concetto che passa è che il piatto in neanche 20 minuti siamo riusciti a farlo, abbiamo già stupito e l'abbiamo impiattato. Io vi ringrazio tantissimo, Diego, sono chef Mario De Riccardis. Vi saluto, vi aspetto alla prossima puntata e ringrazio tantissimo lo chef Cristiano Bonolo. Io ringrazio voi. Alla prossima. Un piacere. Ciao.